Se vi interessa acquistare giochi ad un prezzo bassissimo, vi consiglio Instant Gaming, trovate il link in descrizione. Troverete tantissimi giochi, sia vecchi sia nuovi, a prezzi competitivi proprio contro Steam. Ed inoltre potrete supportare il mio lavoro, dato che con il codice referral guadagnerò circa il 3% e potrete supportare il canale. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video di Dragon Ball What If. Quest'oggi ragazzi cominceremo finalmente la parte finale della storia. In molti l'aspettavate, personalmente io non vedevo l'ora di cominciare finalmente con questo arco finale, ovvero la vera sopravvivenza degli universi. Detto questo ragazzi, vi ricordo che è uscito il pack, costa circa 4 euro, ovvero 5 dollari, lo trovate sul Patreon, trovate il link in descrizione per scaricare il pack. Ovviamente ragazzi, tra un po', circa un mesetto, potrebbe uscire o una nuova beta oppure la versione completa, che costerà un solo dollaro. Però vi consiglio di iniziare a prendervi ora la beta, perché successivamente avrete qualche piccolo bonus. Detto questo ragazzi, vi avviso che mercoledì uscirà un nuovo video su FighterZ. Cercherò di fare o qualche partita online oppure qualcos'altro, magari mi invento qualcosa. Ed inoltre venerdì uscirà la seconda parte del video con Joseph. Detto questo ragazzi, direi di cominciare immediatamente con il What If. Buona visione. Hurry, oh, there were mysteries and miseries. Did I like how somebody you love it? Somebody you evil, why you at your hell? No need to show die, ain't gonna show die. Oh, that one, two, three steps on this dark stage. Reach your white man, show white camera, no food you air. Till we can get on that, I'm gonna get out of the world. Till salt seas and rat up. Nella puntata precedente di Dragon Ball What If, Goku è stato sfidato da Caulifleck Kale. Si scatena subito uno scontro molto cruento che vede le due Saiyan combattere contro Goku alla massima potenza. Il Saiyan viene prima di tutto sconfitto, dato che comunque stava utilizzando solamente Super Saiyan. Una volta che però passa ad utilizzare Super Saiyan God, la situazione si ribalta, Kale e Caulifla vengono sconfitte e vengono scagliate via dal ring attraverso una Kamehameha di Goku che stacca un pezzo di ring e lo fa cadere nel vuoto. Caulifla e Kale, nel frattempo che cadono però, si fondono in Kefla e affrontano Goku, che questa volta però diventa Super Saiyan Blue. Si scatena uno scontro ancora più cruento di prima, che vede Goku sconfitto dato che la Saiyan ormai è diventata potentissima. Al momento di essere colpito da una serie di colpi dell'aura verdi da parte di Kefla, Goku però risveglia l'ultra istinto e si prepara ad affrontare Kefla. Al momento di scagliarsi contro la Saiyan però, viene interrotto dalla comparsa di 6 flussi oscuri, che interrompono uno scontro e si scagliano sul ring, e rivelando 6 entità incappucciate. Gli angeli si ribellano, la minaccia delle divinità rinnegate. Goku, ormai conscio durante la trasformazione in ultra istinto, si volta insieme a Kefla a guardare ciò che sta succedendo. Dai flussi oscuri si scolgono 6 crateri, dai quali si sollevano in volo 6 entità. Tutti quelli sugli spalti restano stupiti. 6 angeli, Campari, Cognac, Kukatai, Korn, Sour e Mojito, si alzano in volo e si dirigono sull'arena. Appena arrivano lì, si piazzano davanti alle 6 entità, che sono incappucciate. I 6 angeli fanno uscire dalle mani dei flussi di energia che si rivolgono verso il grande sacerdote, i due Zeno e le guardie. Questi flussi si allargano fino a diventare una vera e propria prigione, che va a sigillare le 3 divinità e le guardie.
altri flussi di energia vanno ad entrare dentro il corpo delle sei entità. Le sei entità iniziano a rivelarsi, prendendo la parola uno alla volta. Il primo a prendere la parola è un guerriero che sembra essere legato in qualche modo con i Saiyan a causa del suo aspetto. Finalmente siamo tornati, e il nostro piano sembra procedere bene. Vero compagni? Ma chiariamo i dubbi dei nostri nuovi amici. Vedo anche qualche mio simile. Mi chiamo Beijitsu e sono il dio rinnegato dell'ormai distrutto 13° universo. Ed è arrivato il momento di cominciare il nostro regno di terrore. Neanche il tempo di comprendere la situazione, che un guerriero che sembra essere vagamente somigliante ad un Namekiano prende le parole. Io sono Zoek, il dio della distruzione del 14° universo, che ormai è andato perduto, insieme al 13°, al 14°, al 16°, al 17° e al 18°. Prende poi la parola un guerriero dai capelli rossi. Io sono Gito, il dio della distruzione del 15° universo. Prende la parola un altro guerriero, questa volta dalle sembianze demoniache. Io sono Shibasu, il dio della distruzione del 16° universo, e presto scoprirete la mia ira demoniaca. Successivamente prende la parola un guerriero con quattro occhi. Io sono Yagashin, il dio del 17° universo. Infine, un essere che ricorda come aspetto Majin Buu prende la parola. Io sono Om, il dio della distruzione del 18° universo, e vi divorerò tutti. Prende di nuovo la parola Beijitsu, che spiega cosa è successo a Zeno e alle altre divinità. Questa barriera, che è stata creata, si è legata alle sei divinità oscure. La barriera non può essere distrutta, e solo la morte delle persone che sono legate ad essa verrà distrutta. Neanche il tempo che i guerrieri scendano dagli spalti, che si scatena un'esplosione immensa, che uccide quasi tutti i guerrieri sugli spalti. Numerose esplosioni partono pure sul ring, uccidendo tantissimi guerrieri. Dagli spalti ormai esplosi, si scorgono i cadaveri di tutti i Kaioshin che erano presenti al torneo. Tutte le divinità della distruzione sono state uccise in seguito alla morte dei loro rispettivi Kaioshin. Sono sopravvissuti quattro angeli, due purtroppo non ce l'hanno fatta. Scendono dagli spalti Whis, Margarita, Kus e Badus, insieme ad Anilaza dell'Universo 3, il risultato della fusione di Paparoni con i tre robot più potenti che ha creato. Infatti, lo scienziato si è dovuto fondere con i suoi robot per sopravvivere all'esplosione e affrontare la minaccia. C-17, C-18 e Kaba scendono a loro volta dagli spalti. La rabbia e la paura si instaura sui sopravvissuti, che insieme agli angeli sono 24. I quattro angeli chiedono spiegazione agli altri sei che hanno instaurato la barriera. Dei sei prende la parola Mojito. L'angelo dice che loro sei hanno deciso di ribellarsi contro la sacra sede, sostenendo che il potere non dovrebbe spettare ad un bambino. I quattro angeli sono furiosi per l'affronto. Mai un angelo è arrivato a provare emozioni così intense. I quattro angeli si scagliano contro i sei traditori, scatenando uno scontro colossale. Whis si scaglia immediatamente contro Campari, colpendolo con dei colpi molto potenti provenienti dal suo bastone. L'angelo schiva qualche colpo e controbatte i colpi di Whis, colpendolo a sua volta con dei colpi dell'aura. Whis poi utilizza dei colpi molto veloci che arrivano alle spalle dell'avversario, cercando appunto di colpirlo. L'angelo però evita quasi tutti i colpi, colpendo a sua volta Whis, che a sua volta evita i colpi dell'angelo avversario. Lo scontro sembra essere alla pari, ma Whis sembra avere un piano in mente. Nel frattempo, Vados, Margarita e Kus stanno affrontando gli altri angeli. Margarita affronta Korn e Sour, che colpiscono entrambi l'angelo con dei colpi dell'aura. Margarita però li evita quasi tutti, e colpisce con dei calci imprecisi allo stomaco i due angeli, scagliandoli via. Successivamente si scaglia contro Sour, colpendolo con dei colpi a ripetizione precisi, soprattutto con il suo bastone. Successivamente utilizza un colpo dell'aura che sigilla temporaneamente l'angelo, lasciandolo appunto stordito a terra. Successivamente si scaglia contro Korn e lo colpisce con dei colpi molto potenti e ripetuti che confondono l'angelo. Margarita successivamente utilizza dei colpi dell'aura molto potenti che sbalzano da una parte all'altra del ring l'avversario. Korn si ristabilisce e colpisce Margarita con dei colpi sigillanti a sua volta, ma subito dopo si libera e colpisce con un calcio alla schiena l'avversario, lasciandolo a terra stordito. Kus nel frattempo sta affrontando Kukatile e Cognac. I due angeli coordinano i loro colpi e colpiscono l'angelo a ripetizione, senza lasciargli via di scampo. Vados, mentre che sta affrontando Mojito, soccorre l'angelo, colpendo i due nemici con dei colpi dell'aura che li scagliano via. Kus successivamente si rialza e inizia a concentrare la sua energia sul suo bastone, e si prepara a colpire a ripetizione Kukatile.
trafiggendolo piano piano con il suo bastone, uccidendolo. Cognac, furioso per la morte del compagno, decide di fare sul serio e utilizza tutta la sua potenza divina. Successivamente si scaglia contro Kus, scatenando uno scontro a una velocità supersonica quasi impossibile da percepire per tutti gli altri. Nel frattempo Vado sta affrontando Mojito. Lo scontro è alla pari, ma l'angelo sembra avere qualcosa in serbo. Nel frattempo che le divinità si scontrano, Goku, in forma ultra istinto, sfida Bejitsu, mentre gli altri guerrieri affrontano le divinità organizzandosi in squadre. Goku si scaglia subito sul nemico, che sorprendentemente lo colpisce respingendolo, nonostante Goku abbia l'ultra istinto. Qui il Saiyan si ritrova abbastanza stupido e sconvolto. Si scaglia, facendosi forza con una Kamehameha, contro l'avversario, dandogli una testata che però viene evitata. Qui Goku decide di utilizzare dei colpi a ripetizione, che, nonostante siano molto precisi, non colpiscono neanche una volta Bejitsu, il quale evita senza troppe difficoltà i colpi. Il dio rinnegato, quindi, sembra che stia giocando contro Goku, e per questo decide di non fare sul serio fin dall'inizio. Successivamente colpisce Goku con dei pugni molto potenti allo stomaco, che gli fanno sputare sangue. Il Saiyan qui si rialza e decide di utilizzare una Kamehameha contro Bejitsu. Questa Kamehameha però non viene scagliata subito. Il Saiyan quindi la carica sulle mani e si teletrasporta avvicinandosi al dio. Nel frattempo che il dio cerca di colpire Goku, il Saiyan invece lancia la Kamehameha, colpendo il dio nemico e lasciandolo a terra. Successivamente Bejitsu si alza e si congratula col Saiyan per la potenza raggiunta. Goku rimane sconvolto dalla resistenza dell'avversario, il quale, nonostante abbia subito una Kamehameha a piena potenza, si è rialzato senza subire danni. Il dio rinnegato prende la parola. Tu ti chiami Goku, giusto? Sei forte, ma non abbastanza. Ma non disperare, tra poco proverai la vera rabbia per la morte dei tuoi compagni. È arrivata la fine e ben presto tutti voi capirete cosa significa soffrire e venire eliminati ed intrappolati in un limbo senza fine. Ora, guerriero, riposa. Il nostro scontro può aspettare. Goku viene colpito alle spalle da Bejitsu, che con una velocità supersonica lo colpisce al collo lasciandolo a terra. Goku è a terra, sfinito. Gli altri guerrieri stanno combattendo, subendo molti danni ed infliggendone veramente pochi. Nel frattempo Whis ha trafitto col suo bastone Campari, uccidendolo. Vados fa lo stesso con Mojito. Margarita e Kus affrontano gli altri angeli, resistendo ai loro colpi ma non riuscendo a sferrare altri. Chi sarà il vincitore della battaglia per la vera sopravvivenza degli universi? Ebbene sì ragazzi, anche oggi Dragon Ball What If finisce mettendovi hype. Ovviamente ragazzi, questo è solo l'inizio. Sì, l'episodio è stato un pochettino cortino, circa 10 minuti. Avrei voluto fare di più, ma personalmente ho preferito non intasare l'episodio. Sono stati introdotti tanti personaggi, tanti scontri e tantissime altre cose. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto dell'episodio nei commenti. Lasciate un mi piace al video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. E niente ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz. Bella.